Mirandola, in provincia di Modena. Dal terremoto del 2012 è rimasto tutto così. Abbiamo ancora della gente nei container. Sono una donna che ha vissuto sempre in quel minimo di dignità, che non ha mai portato via niente a nessuno, che ha sempre lavorato. Che purtroppo oggi non si trova niente più. La signora Tina è una delle 326 persone che a Mirandola vivono nei container dopo il terremoto del maggio 2012. Da 1197 giorni la signora Tina aspetta di poter tornare in una casa vera. E intanto si prepara ad affrontare un altro inverno in quello che doveva essere soltanto un alloggio provvisorio. Tutta l'Emilia, la maggior parte, è ancora dentro, chi dentro il container, chi dentro le roulotte. Poi logicamente hanno ragione ad arrabbiarsi. Dice, come arriva uno straniero dopo che io mi sono costruito una casa e gli date il telefonino, l'albergo, il cibo, la lavanderia. Io ogni 15 giorni vado alla Caritas per farmi aiutare con gli alimenti. Lì ci sono i fili dove io ho dovuto mettere gli strazi, perché se viene un temporale del genere ci troviamo costretti a mettere asciugamani dappertutto, perché comunque l'acqua filtra e se non entra da lì entra dai condizionatori. Vede l'acqua dov'è? Ci faccio vedere. C'è nessuno? È già finita. Qui c'è il divano con la televisione. Per loro, dopo il terremoto, la vita è diventata una lunga attesa che negli ultimi tempi si è trasformata in rabbia. Ci sono degli stranieri che vivono dentro gli alberghi. Questo è poco dignitoso, è per l'Italia, è per lo Stato italiano, è per l'italiano. Questo è poco dignitoso. Vivere noi in una situazione del genere e loro serviti con i guanti dentro gli alberghi.